Subaru Driving School, siamo alla terza puntata dove parleremo di aderenza, aderenza del pneumatico, aderenza in pista, ma non soltanto. Gianluca, io ti affido alla bravissima, bellissima Elena, lei già va un po' forte, però secondo me con te può ancora migliorare. Ora vediamo, andiamo in pista. Bene Elena, allora proviamo ad affrontare l'argomento aderenza del pneumatico. Lo faccio con te, ma lo faccio anche con gli amici di Infomotori. L'aderenza del pneumatico è un tema abbastanza difficile. E questo non solo per la guida in pista, noi oggi siamo in autodromo, ma anche per quanto riguarda la guida su strada. Partiamo dal presupposto che il pneumatico ha una determinata aderenza che dipende dalle condizioni della gomma, ma anche dalle condizioni dell'asfalto e quindi del terreno. E questa aderenza noi la possiamo spendere in due modi sostanzialmente: in senso longitudinale con tutte le manovre di accelerazione o di frenata e in senso trasversale per quanto riguarda la sterzata. Questo cosa vuol dire? Molto semplicemente che quando freniamo forte non possiamo contemporaneamente fare una grande sterzata e viceversa, quando siamo in uscita di curva, se ho lo sterzo molto girato non posso fare un'accelerazione violenta. Bisogna riuscire a trovare un connubio tra le due fasi, quindi arriveremo in zona di frenata, io ti dirò frena forte, tu avrai le ruote dritte, poi quando cominceremo la fase di sterzata dovremo progressivamente alzare il piede dal freno. In uscita di curva è l'esatto contrario, noi ci troveremo a metà curva con lo sterzo tutto girato, a quel punto io ti dirò accelera pure e tu dovrai riallineare parzialmente il volante e mettere le ruote dritte. Allora Elena, ora andiamo verso il birillo rosso, vai ancora, vai e gira un po' di più lo sterzo, ora prima di mettere giù riallinea un pochettino, vai, togliamo carico laterale e ne aggiungiamo longitudinale, frena forte qua, di più. Brava, ora sempre meno e meno freni e più sterzo puoi mettere. Brava Elena, riproviamo ancora la curva in fondo. Ti porti sulla sinistra. Ok, vai ancora Elena, vai. Ora ti ricordo, a ruote dritte, tanta frenata, tanta aderenza longitudinale. Brava, ora piano piano alleggerisci il piede sul freno e meno freni e più puoi sterzare. Gas leggero perché abbiamo tanto sterzo, ecco, brava, sempre leggera col volante perché con lo sterzo, scusami, perché la curva è decisa, ora gas e ti allarghi, tutte le volte che vuoi allargarti, che puoi allargarti, possiamo aumentare la velocità di percorrenza. Guarda. Allora Elena, com'è andato questo primo giro con Gianluca? Tutto bene, penso. Poi chiedi scusa, esatto, ho sbagliato la domanda. Gianluca, com'è andata Elena in questa prima sessione? No, direi piuttosto bene. Elena ha capito subito come deve accelerare, come deve frenare, per cui le idee piuttosto chiare. Il volante lo muoveva già bene, l'avevamo già visto prima. Ah, fantastico. Ecco. Bene ragazzi, io vi lascio allora alla prossima puntata con la Subaru Driving School e i corsi di guida sicura e sportiva. Ciao!